Terza parte della maglia pannelli. Abbiamo fatto il dietro, abbiamo fatto il davanti ed ora facciamo le maniche. Sempre dei pannelli, cioè sono dei rettangoli anche le maniche. Come facciamo a misurare le maniche? Dunque, noi una volta fatto il davanti e il dietro, dobbiamo cucirli sulle spalle. Faremo una cucitura per unire i due pannelli proprio qua sopra. Quindi proprio li cuciremo in questo modo. Vi lascerò il mio video alla preparazione della cucitura e la cucitura, però io ho trovato i giorni scorsi un modo per cucire due pannelli e per preparare appunto i due lembi alla cucitura. Questo quando succede, dobbiamo cucirli a lato, cioè non per il verso della lavorazione, ma a lato della lavorazione, dove quindi non abbiamo delle belle maglie, dei bei punti ben formati che ci possono aiutare. Quindi io sicuramente vi farò vedere come ho fatto io la cucitura, che ho voluto farla sul rovescio per renderla meno visibile. Ci sono tanti tipi di cuciture, si possono fare con l'ago, che sono ancora più invisibili, con l'uncinetto, che è il metodo che vi allego, e si può fare anche con la catenella vista qua, che è molto bella, che però appunto è decorativa ed è a vista. Ci sono veramente tantissime possibilità. Voi scegliete quella che fa più per voi, anche in base alla lavorazione che avete scelto. Io ho visto su Instagram la preparazione alla cucitura diversa da come l'ho fatta io, secondo me migliore, soprattutto se devi unire due pannelli di colori diversi. La cucitura che vi farò vedere, che vi allego di questa creativa, è veramente ottima. Credo che sia ottima anche se i due pannelli sono dello stesso colore. Penso che possa aiutare ancora di più a fare queste cuciture. Quindi poi scegliete quella che voi preferite. Dicevo, come calcolare la manica? Perché abbiamo detto che è vero che è un rettangolo, però dobbiamo capire come fare. Allora, innanzitutto noi abbiamo già fatto il nostro dietro, già fatto il nostro davanti con lo scollo, quindi abbiamo veramente due grandi pannelli che ci possono dare le misure esatte. Noi col centimetro riusciamo a capire in questo spazio, nello spazio del davanti e del dietro, quante righe abbiamo e quanti punti, quante maglie abbiamo lavorato. Questo cosa vuol dire? Che è un campione perfetto per calcolare la nostra manica, non ci possiamo sbagliare. Allora, noi faremo le due cuciture qua, dopodiché lo infileremo. Infileremo questi due pannelli, appunto il davanti e il dietro, stando bene attenti alla cucitura di metterla qua, proprio dove ci sono le spalle. Possiamo aiutarci indossando un maglioncino leggero, posizionando bene le nostre spalle, in modo tale che quando infiliamo questo pannello, la cucitura la facciamo coincidere con quella sotto. Una volta che abbiamo questo pannello, stendiamo le braccia così, il nostro pannello arriverà dove abbiamo lavorato, nel senso che se è stretto sarà più vicino al sottomanica, se è largo sarà più vicino al braccio, e in base appunto a dove cade il nostro pannello, punteremo qua e qua sarà l'inizio di dove misureremo la nostra manica, da qua al polso. Oppure da qua alla mezza manica, a tre quarti, non so che cosa avete scelto voi per la maglia che state facendo. Anche se volete fare una maglia a maniche corte,
pur corta che sia, la misurate proprio da qua e farete il vostro pezzettino. Quindi fate ben conto che il pannello con in mezzo alla testa sia posizionato correttamente sulla linea delle spalle e anche come diciamo sulla linea del collo. Una volta che siamo sicuri, facciamo proprio la misura, o ci facciamo aiutare da qualcuno oppure prendiamo uno spillino, misuriamo così e poi quando togliamo la nostra maglia possiamo fare la nostra misura col centimetro. Questo per quanto riguarda la lunghezza. Dopodiché però dobbiamo decidere quanto fare la larghezza. Allora, essendo un rettangolo, perché appunto abbiamo deciso che questa è la maglia base a pannelli, le maniche saranno, ovviamente lavorate anche queste in orizzontale, saranno larghe uguali sia il sottomanica che il polso. Come vi dicevo, questo polso io l'ho voluto fare doppio perché sinceramente l'avevo anche pensata ad una manica più larga, appunto che essendo come un pannello veniva larga e veniva più largo il polso, che non sarebbe stato comodissimo da mettere sotto i cappotti, le giacche, a dire la verità, però io l'avevo pensato in questa maniera. Invece alla fine a me è venuto abbastanza stretto, perché io ho un braccio che ha una misura, cioè non ha muscolatura praticamente, è più o meno, ovvio il polso è più stretto, però diciamo che non ha una forma con il bicipite, per cui alla fine forse avrei dovuto, per quello che avevo pensato, farle lo scarfo un pochino più largo semplicemente. Però va bene, mi è venuto così e sono contenta lo stesso. Dicevo, come facciamo a misurare la larghezza? Dobbiamo quindi, sempre con il pannello ben posizionato sulle spalle e allineato al collo, dobbiamo capire appunto, unendo i due lembi, dove vogliamo che arrivi la cucitura. Prenderemo sempre un marcapunto e lo posizioneremo. Noi possiamo fare tutto da un lato, perché poi l'altro lato sarà uguale, non è che dobbiamo metterci qua a fare entrambe le misure. Si fa la misura da un lato, sia della manica che dello scalfo, e poi si ripete dall'altro. Contate bene, una volta che togliete il pannello, di misurare appunto quanto vi viene questa larghezza e capire che la stessa larghezza vi verrà sul polso. Ovviamente il polso verrà lavorato con una lavorazione del bordo elastico. Questo io tra l'altro l'ho già indossato più e più volte e rivoltato, e quindi si è anche un po' allargato, dipende dalla vostra mano e dal filato che avete scelto. Però in linea generale il polso sarà leggermente più stretto, ma non troppo, cioè non immaginatevi di avere il polso aderente. Quindi cercate di capire bene questo scalfo, di farlo non troppo largo, che vi sia comodo ma non troppo largo. Inoltre, se il maglione l'avete fatto piuttosto, diciamo, boxy, quindi largo, il pannello vi scenderà giù dalla spalla e comincerà ad arrivare a un pezzo del braccio. Vuol dire che quando lo cucirete qua, comunque dovrà essere un pochino più stretto rispetto a chi l'ha fatto più aderente allo scalfo proprio sotto manica. Perché ovviamente se la maglia arriva qua, più giù, e il nostro braccio si restringe, abbiamo la possibilità di farlo anche leggermente più stretto. Ora, le maniche verranno poi lavorate identiche agli altri due pannelli. L'unica cosa è capire come calcolare e come fare sì che coincidano i disegni. Cambio prospettiva d'immagine così da spiegarmi meglio
come fare. Eccoci qua, come vi dicevo, una volta effettuate le maniche, queste verranno cucite così. Il centro della manica dovrà coincidere con la cucitura e verrà effettuata questa cucitura qua. Solo in ultimo, alla fine, dopo aver cucito entrambe le maniche, effettueremo la cucitura. Decidete voi se farla dai polsi al bordo sotto, viceversa dal bordo sotto ai polsi, è indifferente. E non ci resterà poi altro che fare il collo, il bordo del collo. Ma torniamo alle nostre maniche. Una volta che abbiamo preso la misura del nostro braccio, della nostra manica, possiamo prendere due strade. La prima è quella di utilizzare quella misura partendo dal bordo del pannello del dietro o del davanti, scegliete voi, e misurare fin dove arriva appunto i centimetri che abbiamo preso. Dopodiché posizioneremo un marcapunto e in questo modo possiamo calcolare quante maglie lavorare. È possibile che il motivo in qualche punto appunto venga tranciato. Se noi non vogliamo che il motivo venga tranciato, ma vogliamo che il motivo sia intero, dobbiamo calcolarlo in modo un po' diverso, cioè decidere innanzitutto in base a quante maglie mancano per arrivare alla fine del motivo. Se ne mancano 3 o 4 le possiamo aggiungere e diciamo che il polso verrà un pochino più lungo. Oppure, come ho fatto io, semplicemente mi mancavano 10 maglie, le ho aggiunte al polso. Invece di fare il polso di 10 maglie, io l'ho fatto di 20. È possibile fare anche il polso di 15 maglie, oppure se abbiamo appunto i motivi, in questo caso i miei motivi sono 1, 2 e 3. Io ho 4 motivi sul davanti, 4 sul dietro e 3 sulle maniche. 1, 2 e 3. Per non aggiungere un piccolo pezzo del motivo e quindi poi tranciarlo, ho deciso di aggiungere 10 maglie qua. Quindi se vi mancano poche maglie, le aggiungete. Oppure se c'è qualche maglia in più, potete decidere eventualmente anche di fare un bordo un po' più piccolo, anziché di 10 maglie, di farlo di 7 o di 5. Non influirà, diciamo, sull'armonia del progetto. Questo perché? Perché lavorare un motivo intero probabilmente è più facile che non averlo tranciato, ma diciamo che è un'accortezza forse eccessiva anche, perché davvero se il motivo, mettiamo che la mia manica l'avessi lavorata fino a qua, non lo noterebbe davvero nessuno. Ovviamente se avete scelto una trama lineare con punti, una ripetizione di punti breve, non avete sicuramente di questi problemi. Quindi vi lascio con la lavorazione della manica, vi do solo un input in più nel caso riusciste a finirle prima del mio prossimo video. Abbiamo detto che abbiamo cucito le spalle, dopodiché metteremo i pannelli in questo modo. Una volta fatte le maniche, cuciremo le maniche.
dobbiamo avere un'accortezza, il centro della manica deve coincidere con la cucitura delle spalle, dopodiché effettueremo queste cuciture. Una volta fatto questo, lo posizioneremo in questo modo, qui le spalle, qui le braccia saranno cucite e mancherà solo di cucire i laterali e sottobraccia. Da sotto allo scalfo ai polsi o dai polsi allo scalfo a sotto busto. Scegliete voi, fa alcuna differenza. La prossima volta vedremo come fare il bordo invece del collo e rifinire completamente la maglia. Fatemi sapere dove siete arrivati, che qualcuno mi ha già scritto che ha finito il dietro, qualcuno che sta finendo il davanti e quindi mi premeva farvi questo video sulle maniche. Vi saluto e a presto. I love crochet!